Bella raga, e niente, parliamo dell'ultimo album dei Blink, One More Time parte 2. Ho appena finito di ascoltarlo, ed è stato un mezzo dramma, nel senso, diciamo che la lunghezza, vediamo un po' quanto è, sì, lunghezza 1 ora e un quarto di album, abituato ormai a album che non sfiorano i 40 minuti, e quindi si è fatta sentire, sono arrivato affaticato alla fine, perché dopo 27 brani e 1 ora e un quarto, diciamo che un po' la senti la stanchezza, perché poi devi anche stare un po' attento a tutto quello che dicono e quant'altro. Poi essendo un album poi anche in un'altra lingua che non è l'italiano, c'è anche l'affaticamento del riuscire a tradurre il più velocemente possibile i testi per capire quello che stanno dicendo. Però su 27 brani io ne salvo, facciamo 2/3. Perché io, da quello che è la prima ascolto, perché sto video lo sto registrando, che ho finito l'ascolto da 5 minuti, tempo di, diciamo, mettere tutto assieme quello che ho sentito. È bello per un terzo. Perché per un terzo è bello. E cioè, canzoni che io mi riascolterei volentieri, cioè, me le posso anche andare a cercare. Per un terzo è carino. E cioè, canzoni che se me le ritrovo in radio, non solo Virgin Radio, ma anche RDS, R105, RDJ, non cambierei stazione. E altre, l'altro terzo invece, canzoni che si potevano evitare secondo me, cioè proprio alcune ballad state pesanti, alcune non mi hanno fatto impazzire, altre tracce che erano un pochino più cariche non sono state, come dire, cioè non hanno risolto le mie aspettative. Essendo una parte 2, giustamente questo album, cioè io devo anche riascoltare la parte 1 per capire alcune cose, alcuni riferimenti, però non ne sentivo il bisogno, perché anche la parte 1 non ce l'ho odiata. Parte 1, infatti, io ero partito molto prevenuto con questo album, perché ho detto al 100% io mi incazzerò. Mi è andata bene, che non mi sono incazzato, perché cioè, le possibilità che io mi incazzi per queste cose sono alte, mettiamola così. Però dai, io un 6,5, tanto non posso andare, anche perché poi molte tracce, per come iniziavano, mi ricordavano la SED, mi ricordavano, non so, apparente motivo logico, e infatti in alcune proprio, mentre lo ascoltavo, ero lì che dicevo, mica mo entra la SED, cioè, mi viene da cantare, e sto nella SED, così, però, sì, dai. Cioè, simpatico come album, era un quarto che non dico non riascolterei, però secondo me si poteva fare un po' di meglio. Essendo Blink, però, sti cazzi, cioè, loro a differenza di Green Day ha fatto un album di merda, loro non è di merda, è solo brutto, cioè, non brutto, è carino, dai, cioè, ascoltabile. Ovvio, cioè, io che non sono super fan dei Blink, non so che voto dare, cioè non sono di quella opinione lì. Cioè già dei Green Day ci sono rimasto molto più male dei Green Day. Cioè, quando fu dei Green Day, cioè io dico come cazzo è possibile. Cioè proprio tipo mi incazzai forte anche. Perché, cioè, fai un album che è fermo 20 anni fa. Cioè, vengo qua. C'è l'evoluzione. Sì, l'evoluzione chiamano gli scipare, però boh, non lo metterei nella mia top album del 2024 non rap, perché ho intenzione di fare, diciamo, video, cioè, a fine dell'anno, verso dicembre, cioè, quando a top album rap e a top album non rap che ho ascoltato. Quindi che sono tutti metal, saranno metal e punk, perché ascolto quello poi, oltre al rap. Quindi sì. Sarà molto. Vediamo un po', perché come ho già detto, cioè come tutti i miei video poi alla fine sono tutti video dove io cioè, parlo dell'album subito dopo averlo ascoltato. È difficile che io parli dell'album dopo tanto tempo,
E quindi diciamo che potrei. E cioè, la situazione potrebbe comunque migliorare perché ho ascoltato bene i pezzi e tutto quanto, potrebbe anche peggiorare perché ho ascoltato bene i pezzi. Quindi sì, il mio voto è 6 e mezzo e niente, ci vediamo al prossimo video.